attenzione ragazzi, quando nella vita ho scoperto queste cose segrete ho avuto molto più successo con le tipe. Quindi se anche tu desideri avere più successo con le tipe, questo è il video che fa per te. Ma per conoscere bene tutti i segreti devi assolutamente guardare il video dall'inizio alla fine. Se non lo fai, ti avviso, saranno guai seri per te. E sai un'altra occasione dove saranno guai seri? Se non ti iscrivi al canale attivando la campanella e non lasci mi piace a questo video, o se non mi supporti come un creatore nello shop col codice OctiPFI. E lo sai perché? Perché arriverà Farris di notte a farti vedere un bel glitch per i V-Bucks. Ma ora via il cappello e fuori l'uccello. Ascoltate ragazzi, sarò sincero con voi, io ormai ho 20 anni e ne ho passate di cose con le tipe. Qualcuno di voi potrebbe pensare che per farsi amare da una ragazza bisogna lasciarle i suoi spazi, ma non è assolutamente questa la verità. Non è così che funzionano le cose. Le donne ragazzi sono come gli angeli, cioè le ragazze sono proprio come degli angeli e meritano di essere trattate come tali. Se sei uno di quelli che pensa che per farsi amare devi allontanarti, devi sparire da lei aspettando che sia lei a scriverti, devi creare spazio in modo che l'attrazione cresca, stai sbagliando tutto bro, stai sbagliando tutto. Le ragazze amano quando tu dai il 100% per loro. Ti amano solo se le tratti come delle regine. E l'unica cosa da fare in modo che loro si sentano come delle regine è sottometterti a loro. Partiamo dal principio. Ogni mattina devi mandarle un messaggio di buongiorno. Ogni mattina. E le devi ricordare quanto è speciale per te e quanto non vuoi che lei ti abbandoni. Ogni mattina a scuola, se andate a scuola insieme, le compri la merenda e gliela porti. E non deve essere una merenda scadente, deve essere merenda di prima qualità, Kinder e cose di questo genere qua, quelle cose che alle femmine piacciono, croccantelle, robe di questo genere qua. Devi impegnarti un sacco affinché tutto sia super bello e super comodo per lei. Perché se non rendi tutto super semplice e comodo, lei si incazzerà con te e se si incazzerà con te si innamorerà. E noi non vogliamo che questo accada. A me è capitato, sicuramente sarà capitato anche a voi, che una ragazza vi dica: vorrei un ragazzo come te ma non te. Oppure un'altra frase speciale che dicono le femmine: ti vedo solo come un amico. Ecco, se sentite queste cose significa che non state dando il 100% di voi a quella ragazza. Non siete abbastanza gentili e dedicati a lei, raga, ve lo dico. Vi state concentrando troppo sulla vostra vita e sui vostri obiettivi, non va bene. Dovete pensare di più a lei e meno a voi stessi. Dovete dare il 100% per quella ragazza, perché è così che le ragazze si innamorano. Perciò, ripetendo, ogni mattina le scrivi il buongiorno, scrivile quanto è speciale per te e falle capire che non vuoi essere lasciato solo da lei. E questa è la prima cosa da fare. Sempre riguardando il messaggiare, se lei ti scrive è meglio che tu le risponda il prima possibile. È meglio che abbandoni qualsiasi cosa tu stia facendo e le rispondi il prima possibile. Devi solo parlare con lei, te lo assicuro. E ho imparato nella mia vita che non è assolutamente bene rispondere dopo 2-3 ore a una femmina, perché poi si sente ignorata e si incazza. E noi abbiamo già detto che non vogliamo che questo accada. Ragazzi, dovete capire che le femmine devono essere confortate su base costante. Quando una ragazza si sente insicura di quello che tu provi nei suoi confronti, perderà interesse. Ma quando una ragazza è sicura di ciò che tu provi per lei, ti amerà anche lei. Infatti non si metterebbero mai con uno famoso con tanti follower su Instagram o con uno ricco. Le ragazze mica amano i soldi o la gente famosa. Le ragazze amano te per il tuo carattere. Ti amano perché sei tu. Non ti amano per come sei vestito, quanti soldi hai. Non ti amano di più se esci anche con altre ragazze. No, il contrario. No, ti amano quando sei al 100% per loro, quando esci solo con loro e pensi solo a loro. Le ragazze amano i ragazzi che si sottomettono a loro. E se provi a comportarti da maschio alfa, ad essere seri, eccetera, si incazzerà. È così che le cose funzionano, non ti amerà. Per far sì che lei davvero, davvero ti ami, devi strasottometterti a lei, farle favori e ricordarle ogni volta di quanto lei è speciale per te. Perché non pensate che lo capisca, dovete ricordarglielo sempre. Solo perché andate sempre a parlare con lei, solo perché le regalate le cose, le fate copiare i compiti, questo mica le fa capire che per voi lei è una persona speciale. No, dovete ricordarglielo sempre, sempre, sempre. Scriveteglielo se non siete sicuri che lo sappia. Guarda, un sacco di ragazzi vedono le cose proprio nel modo sbagliato. Le donne per natura sono esseri sicuri di loro stessi e se le fai sentire insicure si allontaneranno da te, è normale, e andranno dietro a un ragazzo che è tutto carino con lei, che le fa i favori, che la fa sentire importante e che non deve neanche avere i soldi. E non è difficile, puoi farlo anche tu, basta che sei carino con lei, le fai i favori e la fai sentire importante. Non avere paura di confessarti e dirle che la ami anche se lei a malapena ti conosce, e falle un bel regalo a San
Valentino, anche se non state insieme, e mi raccomando che sia un bel regalo costoso, cioccolato di qualità, perché così ti amerà di più, capirà che per te lei è molto importante. Ma devi ridere anche a tutte le sue battute, perché lei è molto divertente, eh? Ragazzi, ne ho passate tante nella vita e so cosa dico. E ti posso promettere che se fai tutte queste cose, lei succhierà un sacco di cazzo di qualcun altro, ma tornerà lo stesso da te e ti amerà. E tu devi lasciarglielo fare, perché dimostra che sei un ragazzo forte. Se non lasci che la tua ragazza vada a limonare con qualcun altro, bro, te lo dico, non sei sicuro di te stesso. E alle ragazze non piacciono i ragazzi insicuri. Tu devi essere d'accordo che tua amorosa vada a limonare con qualcun altro, perché se lei è felice, devi esserlo anche tu. Perché questo dimostra che sei un uomo vero e che puoi affrontare questa cosa. E lei amerà la follia tutto questo, te lo posso assicurare. Quindi se vuoi farla innamorare, smettila con questi giochetti, col farti desiderare, con l'essere stronzo. Le ragazze mica amano gli stronzi. Non amano i casi umani. No, non amano i ragazzi che si fanno desiderare, no. Le ragazze amano i bravi ragazzi che si sottomettono e che le fanno i favori. Qualcuno di voi, siccome faccio le live ogni giorno dalle 16 alle 20, mi chiede un consiglio e mi chiede: Octi, ma come posso essere importante per lei? Come posso farmi notare? Ed è la domanda sbagliata. La vera domanda che devi farti è: come posso metterla alla top list della mia priorità? Come posso renderla la mia priorità più importante nella vita? Cosa posso fare per lei? Perché lasciate che ve lo dica, il segreto che fa innamorare le femmine è quando esse si sentono migliori di voi. Quando loro sanno di essere più belle, più interessanti, magari anche più ricche, più magre, più intelligenti di voi. Qualcuno di voi magari pensava che le femmine si innamorano quando le ignorate per focalizzarvi sui vostri obiettivi, sull'allenarvi e sul migliorare voi stessi nella vita. Stronzate, stronzate! Come cazzo può venirmi in mente una roba del genere, che una femmina si innamori di voi se la ignorate per focalizzarvi sulla vostra vita, sui vostri obiettivi, sull'allenarvi, eccetera eccetera? Ma va dai, loro mica si innamorano di voi se prendete i vostri spazi e dimostrate indifferenza. No, questo non farà altro che allontanarle. Il modo invece per farle innamorare è dimostrare la devozione più totale e completa. Dovete portare una maglietta con la sua faccia con scritto "ti amo". Questo è un bel gesto, un gesto carino che le fa innamorare. È un gesto che la sorprende, che le sembra carino. Ragazzi, dovete farla sentire speciale. Smettetela di pensare che per farvi notare dovete alzare il vostro valore, farvi notare, allenarvi. Le donne non sono superficiali per niente, ragazzi, per niente. Le donne non amano i soldi, l'iPhone, i vestiti di marca, non amano chi ha tanti follower su Instagram, no. Io non so cosa vi faccia pensare tutta questa roba. Le ragazze amano i ragazzi fuori forma, che non si allenano, perché tanto loro si innamorano del vostro carattere. Amano i ragazzi che rispondono subito ai messaggi, che dimostrano che non hanno niente di più importante da fare che rispondere a lei, che dimostrano di essere sempre liberi per rispondere a lei, perché così lei si sentirà al sicuro con voi, capite? Amano i ragazzi che le mettono al primo posto. Cioè, raga, è semplice, deve sentirsi speciale con voi. E se mai per caso sbattesse la testa e le venisse il dubbio di lasciarvi, dovete dirle assolutamente che vi rimetterete con lei sempre se cambiasse idea. È la più speciale di tutte le frasi da dire, che dovete assolutamente dire: è "ti amerò lo stesso per sempre, ciò che voglio è la tua felicità". Ah, questa frase, raga, ve lo assicuro, è stra speciale, colpisce nel segno, perché lei si pentirà e vorrà tornare con voi, ve lo posso assicurare. Lei si pentirà e tornerà sicuramente indietro da te e si rifidanzerà con te, te lo posso assicurare. Ok, direi che tutto questo può finire qui. Questo video sapete a chi servirà, a chi è arrivato fino a qui in questo video, perché tantissimi avranno già skippato, tantissimi non gli interessano ste robe, magari avranno sentito qualche consiglio qua e là e penseranno che è tutto vero, eccetera. No raga, tutte le cose dette in questo video sono tutte stronzate. Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow Wonder Honor? Purtroppo la iconica non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te ed i tuoi amici. Inoltre, i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. Tutto il contrario della realtà. Però sapete qual è il problema? Che una volta ero stupido anch'io. Una volta pensavo che queste cose erano vere. Pensavo che davvero bisognava farsi sentire speciali, metterle al primo posto, farle sentire importanti, perché questo le avrebbe fatte innamorare di me.
no raga, no. Dovete pensare a voi stessi, pensare ai vostri obiettivi, allenarvi, porvi degli obiettivi, studiare, essere i migliori in qualcosa. Questo è. Pensare prima a voi, poi al resto. Io sono contento per tutti coloro che adesso avranno già quittato il video fin da un po' e poi si lamenteranno del fatto che i consigli in questo video non funzionano. Non l'hanno visto fino alla fine. Voi dovete prendere le cose sentite in questo video e fare l'esatto contrario. Quando vi ho detto di non fare qualcosa, dovete farla. Quando vi ho detto invece di fare qualcosa, non dovete farla. Perché le femmine sono furbette, vi schiavizzeranno se voi le mettete al primo posto. Si faranno fare i favori e non riceverete mai niente in cambio, ve lo dico. E noi maschi siamo stupidi e ci caschiamo ste robe, ci caschiamo. Siamo proprio idioti. Quindi bro, ora sai cosa devi fare.